Cosa vuol dire? In pratica significa trasformare la Cina dal concetto di made in China come low cost, cioè come prodotti di bassa qualità, in created in China. In realtà questo indirizzo politico era già presente dal 2005, ossia cioè appena la Cina è entrata dopo il WTO e quindi questo sogno di regolamentare e quindi giocare secondo le regole internazionali, in realtà già dal 2005 il governo cinese come indirizzo politico ha puntato sulla innovazione, innovazione tecnologica eccetera, per dire dal made in China a created in China, cioè qualità, quindi riduzione della produzione di massa ma puntare sulla qualità del prodotto e sull'innovazione tecnologica. E detto questo, su questa nuova era cinese, diciamo che due profili sono fondamentali. Allora, questo del Made in China 2025, che vi parlerò di seguito, e ora vorrei parlarvi, diciamo, fondamentalmente della nuova via della seta terrestre e marittima, dalla One Belt One Road Initiative, insomma, che la definiscono come OBOR o BRI. Per sintetizzare, questa nuova via della seta in realtà è stata lanciata dal presidente Xi Jinping già dal 2013 e costituisce un ambizioso progetto economico e diplomatico, la più importante della Cina. Si tratta di un'impresa mastodontica perché interessa oltre 65 paesi, circa 4,4 miliardi di persone, circa 3/4 della popolazione mondiale, il 40% del PIL globale. E in certo senso con questa politica si vuole velocizzare il processo di globalizzazione e volta però un'ottica di cooperazione win-win con l'Eurasia. In questo senso, allora, poi vorrei parlarvi del rapporto della Cina e Europa e in particolare quello che interessa a noi della Cina e dell'Italia. E vorrei comunque anticiparvi che le relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Cina hanno circa 48 anni, quasi 50 anni diciamo, e già nel corso dell'anno scorso, 2017, c'è stata la visita istituzionale del Presidente della Repubblica Mattarella a febbraio, poi il Primo Ministro Gentiloni a maggio in occasione del Belt One Road Forum che è appunto il presidente Xi ha illustrato a circa 30 capi di Stato a livello mondiale e diciamo che la Via della Seta insomma, consta di varie sfide, diciamo, sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista dei scambi commerciali. Quindi in primis penso che vi interessa a voi più della sicurezza, pertanto ho dato un maggior focus a questo aspetto. Quindi vorrei parlarvi innanzitutto della One Belt One Road Initiative, nel senso che è oltre ad essere importante sul profilo economico internazionale, in realtà è anche importante dal punto di vista della sicurezza, in particolare della riorganizzazione della politica estera cinese e quindi del suo parallelo con la politica estera internazionale. E diciamo che la politica è improntata sulla stabilità, sulla sicurezza e soprattutto sulla pace tra i vari paesi. E in particolare possiamo dire che per la regione euroasiatica, dove c'è circa il 60% della popolazione mondiale e costituisce più della metà dei scambi mondiali, questa zona è una zona strategica. Tant'è vero che in parallelo, per quanto riguarda la geopolitica invece del continente asiatico, ben sappiamo che le problematiche più discusse in questo momento sono il problema nucleare della Corea del Nord, il processo di ricostruzione in Afghanistan, il fenomeno della pirateria e poi il terrorismo, le organizzazioni criminali che operano a livello transnazionale. Ora, cosa vuol dire la
la via della seta? Cioè, la via della seta, sicuramente per gli esperti cinesi, loro diciamo che illustrano come portatrice di sicurezza e stabilità in tante zone, e grazie allo stimolo della crescita economica e quindi la riduzione della povertà, perché questo porterà investimenti, quindi capitali, commercio, lavoro, occupazione e nuove infrastrutture. Ora vorrei parlarvi del parallelo, quindi del rapporto della nuova via della seta con l'Unione Europea. Sicuramente questo progetto crea nuove cooperazioni strategiche appunto tra l'Unione Europea e la Cina, e che appunto è improntata alla pace globale, alla sicurezza, alla governance economica. In particolare, già dal 2003 è stato stipulato l'accordo di partenariato strategico in materia aerospaziale di sicurezza e difesa, e poi in particolare con l'Italia già dal 2016 c'è stato l'accordo tra il Ministero degli Affari Interni col suo omologo della Repubblica Popolare Cinese, hanno sottoscritto l'accordo di cooperazione internazionale di polizia per l'attività di formazione e di scambio dei rispettivi agenti. Infatti, da maggio 2016, nel periodo di massima affluenza di turisti cinesi in Italia, le forze di polizia hanno coadiuvato la sicurezza nelle più grandi metropoli italiane, cioè Roma e Milano, e quindi tra Polizia di Stato e Carabinieri, e per favorire da una parte la collaborazione dell'attività istituzionale e dall'altro dello scambio di informazioni anche con l'aiuto delle istituzioni diplomatiche. E nel 2017 c'è stata la firma dell'accordo per il pattugliamento misto nelle principali città, che si è esteso anche alle città di Napoli e Firenze, dove c'è maggiore presenza anche della comunità cinese. E vorrei anche anticiparvi che nel settembre 2015 c'è stato anche la visita ufficiale della prima delegazione ufficiale della Suprema Corte cinese con il presidente Zhou Qian, di cui io faccio parte, sono socia, come vi ho anticipato prima, e dove mi ha confidato che erano 16 anni che non c'erano più questi scambi istituzionali tra l'Italia e la Cina. Quindi, oltre al fatto che ci sono circa 48 anni di relazioni istituzionali diplomatiche, e appunto c'è sempre adesso l'intensificarsi di questo interscambio anche sul profilo giudiziario e anche sul profilo delle polizie di Stato. Tanto è vero che si auspica anche una maggiore collaborazione nella formazione, e quindi oggi è anche un'occasione appunto di condivisione di informazioni, che secondo me è fondamentale sensibilizzare, e soprattutto per voi che svolgete un ruolo così importante per la sicurezza italiana e europea. E poi, per esempio, dal punto di vista di collaborazione istituzionale, già dal 2015, per esempio, l'ISPI, che è l'Istituto di Studi Politiche Internazionali, ha inviato una delegazione ufficiale per visitare Pechino, soprattutto la CIS, che sarebbe la China Institute for International Strategic Studies, e per appunto incrementare la cooperazione. Poi anche la CASD, che sarebbe il Centro di Alti Studi della Difesa, IAI, Istituto Affari Internazionali, poi anche dal punto di vista delle riviste, la LIMES, e invece poi anche il NOMISMA, che sarebbe la Società di Consulenza per le Imprese, ok? Per appunto, come si vede, c'è molto interscambio tra l'Italia e la Cina. Quindi in realtà, se tanti dicono la Cina lontana, la Cina è vicina a noi, è vicina all'Italia. Quindi un'altra cosa molto importante è la European Union Global Strategy del 2016, dove è volto appunto all'incremento della crescita europea e la sicurezza in Asia. In particolare si tratta di una annual meeting che appunto intensifica rapporti bilaterali con particolare attenzione alla politica internazionale sulla sicurezza.
visto poi, diciamo, che si auspica anche maggiore partecipazione della Cina nella politica estera e sulla sicurezza internazionale, in particolare sulle problematiche legate alla Corea del Nord, l'Afghanistan, la Siria, nonché contribuire anche alla pace e alla sicurezza nei confini europei. Tant'è vero, ritornando al discorso alla nuova via della seta, come ricordiamo, se millenni fa Marco Polo, insomma, aveva creato questa via della seta, ora ritrosa abbiamo la nuova via della seta dalla Cina verso l'Europa, giusto? Che consta sia di una via marittima e terrestre. Allora, diciamo che questo comporta la creazione di nuove opportunità, ma vorrei prima finire appunto il punto sulla sicurezza. Inoltre è molto importante l'agenda EU-China 2020, che ha l'obiettivo di rafforzare i rapporti nell'ambito degli incontri annuali sulla sicurezza internazionale in Africa, in Asia centrale, in Latino America, e insomma, diciamo, una sensibilizzazione di lotta contro la diffusione e l'uso delle armi nucleari. In più è importante la Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale e quindi, diciamo, appunto la lotta, cioè l'auspicio di creare, allontanare il terrorismo, creare le basi della sicurezza sia sui mari che dal punto di vista dei diritti umanitari. In pratica, con questa politica appunto della nuova via della seta, il presidente Xi crea le basi anche per una strada per la pace, diciamo, e soprattutto creando queste nuove rotte marittime e terrestri nell'Unione Europea, in certo senso creando nuove opportunità, porta a maggiori investimenti, capitale, lavoro, eccetera, in realtà crea anche una maggiore sinergia tra la zona Euroasia e quindi anche dal punto di vista della sicurezza e quindi della stabilità.